Lembo, serata conclusiva dell'undicesima Sagra du Funnateglie. Anche quest'anno tanti hanno preso parte a questa tre giorni, un momento anche per ringraziare tutti allora. Siamo giunti all'undicesima sagra con molto piacere e io e la mia famiglia vogliamo ringraziare tutti coloro che sono venuti qui a trovarci queste sere di festa, non solo oggi ma anche venerdì e sabato. C'è stata grande affluenza e ne siamo molto contenti. E inoltre volevo ringraziare anche tutto lo staff che ci aiuta, non solo in queste sere di festa ma anche da gennaio a luglio, e grazie a tutti. Infatti, perché c'è un grande lavoro in realtà alle spalle, soprattutto per quanto riguarda la cucina, perché poi ci sono tanti ingredienti che vanno per l'appunto preparati fin da gennaio. Sì, come dici tu, sono diversi ingredienti che vanno preparati da gennaio, ad esempio la salsiccia comunque va fatta prima e anche altre cose. Siamo con Antonio e Fabio, gli chef di questa serata del Funnateglie qui a Jelsi. Antonio, per te la tradizione per portare in tavola il piatto tipico per l'appunto di Jelsi, Fabio invece l'innovazione, definiamola così, della pizza. Quanto lavoro c'è però alle spalle? Tanto? Ce n'è tanto, c'è tutta la preparazione, 2-3 giorni prima. Poi durante il giorno c'è da preparare per la sera, insomma, tutti i prodotti per poi iniziare a cucinare. E quindi poi c'è un'altra settimana dopo per sistemare tutto. Si porta avanti comunque questa tradizione culinaria di Jelsi, del Molise, per comunque rimanere attaccati alle tradizioni e tramandarle anche, perché comunque ci siete voi in cucina che siete, definiamo, i veterani, però ci sono anche tanti ragazzi che girano intorno. Eh sì, c'è una bella squadretta che gira intorno, comunque man mano si deve rinnovare, perché cominciamo a tenere pure una certa età, non è che possiamo andare avanti sempre noi, insomma. C'è qualche giovanotto che si vuole impegnare a portarla avanti, a noi ci fa sempre piacere, non è che, anzi, ci cominciamo a mettere un po' da parte anche noi. Ecco. Fabio, invece per te il compito di trasformare, diciamo così, questo piatto extra calorico, dobbiamo dirlo obiettivamente. Giuseppe, di fare questa pizza Funnateglie con parecchi ingredienti, però ci mettiamo del nostro, è una ricetta che piace alle persone. C'è anche per voi la preparazione comunque dell'impasto, impasto classico. Sì, gli diamo una lievitazione un po' più lunga, di una quarantina d'ore, così è più digeribile. E dopo, perché poi c'è il resto che... che è un poco più, diciamo, calorico e quindi difficile da digerire. Sono sempre tante comunque le richieste, soprattutto dai ragazzi, per quanto riguarda l'opzione comunque pizza. La pizza è un piatto veloce, comunque per i giovani va più forte. Una tre giorni di gastronomia, abbiamo detto, però di tante anche attività collaterali come musica, come sport, un modo anche per far rivivere Jelsi in un'estate che comunque è già ricca per voi. Ah, sì, sì, è una bella manifestazione, anche c'è molta partecipazione in giro. Quindi è un modo per attirare gente, per fare turismo anche, economia. Anche perché, diciamo, raggruppiamo un po' nei paesi limitrofi qua intorno che vengono a questo evento, mo diciamo, è la undicesima edizione che facciamo. E vorrei fare un ringraziamento a tutti i collaboratori, diciamo, tutto lo staff che lavora, diciamo, ai fini di questo evento. E un ringraziamento va anche a Zilembo che c'ha questa forza di portarla avanti, ecco qua. Questa carica che poi alla fine c'è tanta stanchezza alla fine dei tre giorni, mi dicono, però comunque alla fine ogni anno siete di nuovo qui. Fino a qui quando ce la facciamo e fin quando, diciamo, Giuseppe Medalzirembo e la sua famiglia e tutti quelli, insomma, che siamo intorno a dargli una mano, e ce la faremo a portarla avanti. Stiamo impiattando i vassoi per questa terza giornata della Sagra du Funnateglie. Vogliamo raccontare almeno che cosa c'è nel vassoio, insomma, che cosa proponete? C'è i peperoni, il formaggio e lo Funnateglie. Oh. E c'è anche un muffin, un po' di fan, quindi tutto quanto, avete pensato al pasto completo. Terzo giorno, tanta stanchezza, ma anche credo tanto entusiasmo e soddisfazione. Sì.
tanto soddisfazione. Quante ne siete in cucina a lavorare? Non ci ho fatto caso, poi comunque abbastanza, sì. Come sta procedendo per lei questa 3 giorni? Abbastanza bene, un po' stanco però abbastanza bene. Un modo però comunque alla fine di portare avanti una tradizione, quindi nonostante la stanchezza c'è il piacere, credo. Il piacere perché uno sta tutti insieme, cioè passa 3 giorni diversi dagli altri giorni, eppure è bello. Siamo qui vicino alla salsiccia e ai würstel, perché comunque questa sagra si offre di tutto. Signor Giuseppe, invece per lei questa tradizione comunque di prendere parte a questa sagra organizzata? Questa è l'11ª sagra che noi facciamo. L'abbiamo preso all'inizio come un gioco e invece siamo arrivati all'11ª sagra. E io sono un collaboratore, un aiutante più o meno. Infatti prima commentavamo con qualche ospite, tra l'altro anche qui a Ghilzi sono tante feste, soprattutto sì, d'estate, è veramente una comunità molto attiva, molto viva. Infatti è vero, noi siamo abbastanza attivi in confronto agli altri, ma anche gli altri paesi sono attivi, però noi abbiamo qualcosa, facciamo qualche sacro in più di loro. Come questa salsiccia noi la facciamo noi proprio, compriamo la carne e la condiamo noi con peperoncino, con il finocchio, ma no, con i semi di finocchio, quello selvatico, okay. Che gli dà l'odore migliore. Invece quello a macelleria non può fare come noi, perché è più col sale, siamo la stessa col sale e cose, questo è tutto. E garantiamo quindi la bontà di questo prodotto. Floriana Zilembo, serata conclusiva per questa 11ª edizione della Sagra do Funnatei. Anche quest'anno grande affluenza ma tanto lavoro. Sì, siamo all'ultima serata, tanto impegno e sacrificio, però siamo soddisfatti di questi altri 3 giorni che si sono svolti. Abbiamo avuto come tutti gli anni molta affluenza e ne siamo soddisfatti. Per quanto riguarda come sempre la parte gastronomica, c'è la tradizione con il classico piatto del Funnatei. Avete aggiunto quest'anno tra l'altro anche il dolce, c'è anche comunque l'opzione pizza, arrosticini, quindi cercate comunque di soddisfare tutte le fasce anche di età, perché si sa pure i bambini vanno più dietro ad esempio alla pizza. Sì, sono un paio di anni che abbiamo aggiunto l'opzione pizza, proprio perché comunque la pizza piace un po' a tutti, quindi abbiamo cercato di fare la versione Funnatei, quindi riportare il piatto anche sulla pizza e cioè, utilizzare gli stessi ingredienti. Poi quest'anno come novità ancora abbiamo aggiunto il dolce. Abbiamo voluto comunque aggiungere questa novità e utilizzare comunque un prodotto molisano e un dolce fatto da un nostro amico di Ghilzi, il Cianciullo, il biscottificio Cianciullo, che ringraziamo perché comunque sono rimasti molto soddisfatti. Questa edizione possiamo dire veramente tutta made in Ghilzi, sì. Perché per l'appunto da tutti i prodotti utilizzati per i piatti, tutti quanti comunque prodotti da voi fin da gennaio. So anche la serata conclusiva sul palco una band di Ghilzi. Sì, infatti abbiamo concluso con degli amici ghilzesi che suoneranno stasera sul palco.